rinnoviamo l'appello di stare in casa. E a proposito di questo, noi abbiamo attivato una tecnologia in collaborazione con le compagnie telefoniche di rete mobile e vedete un grafico che rappresenta il fatto 100, la movimentazione della popolazione il 20 di febbraio, quindi quando non avevamo l'emergenza, vedete l'andamento del movimento della popolazione, cioè lo spostamento. Siamo purtroppo solo poco sopra al 40%, peraltro da ieri ad oggi siamo anche, scusate, dall'altro ieri a ieri siamo anche aumentati. È necessario stare a casa il più possibile. Il 40% non è un dato ancora sufficiente per dirci che riusciamo a contenere nel miglior modo possibile il virus. Bisogna stare in casa. Questi movimenti sono movimenti peraltro di persone che hanno cambiato cella telefonica, cioè che si sono spostati per più di 500 metri, per più di 300 metri, per più di un chilometro. Quindi c'è sicuramente chi lavora e ringraziamo tutti quelli che stanno lavorando, non solo la parte sanitaria che la farà il mio collega Giulio Gallera, ma anche chi sta svolgendo i servizi anche i più umili, quelli delle pulizie, i servizi essenziali, gli alimentari, insomma tutti quelli che stanno lavorando e che sono in qualche modo sono obbligati, ma anche la volontà di lavorare durante questa emergenza per garantire ai cittadini che sono a casa di poter continuare a vivere e vivere bene. Ma chi si muove ancora per motivi superflui, noi continuiamo a chiedere: state in casa.